Cominciamo l'anno con un volo di libertà. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Secondo video del nuovo anno, dobbiamo concentrarci sulle tradizioni ma guardando al futuro. Il piatto del 2023. Come sapete, ogni anno io faccio un piatto augurale per il nuovo anno e quest'anno devo dire che sono molto soddisfatta del mio prodotto perché ho creato qualcosa di estremamente artistico, di design ricercato con poco prezzo. Potete trovare uno dei materiali all'interno del libro Il ricettario dell'arte, edito da Gribaudo, il mio libro all'interno del quale potete trovare tutte le ricette per la creatività e troverete anche uno degli elementi che userò. Io lo userò in industriale, ma la ricetta per farlo la trovate qua, il libro lo trovate in tutte le librerie e qui giù nell'info box vi lascio anche gli store online dove potrete acquistarlo. Bene, allora basta chiacchierare prima di passare di là. Clicca su iscriviti, pigia sulla campanella per non perderti i futuri video. Lasciami un mi piace sulla fiducia e spostiamoci di là e vediamo il piatto del 2023. Come si fa? Ed ecco l'occorrente per il piatto del 2023. Ciao, mi chiamo Ombretta e ho un problema con gli smalti, specialmente se sono sbrilluccicosi, anzi se sono brillanti. Li compro, mi piacciono, li guardo perché sono attratta dai colori e poi non riesco mai a vedermeli sulle unghie dove metto sempre colori naturali e super normali, tra virgolette. E allora ecco che mi rimangono tutti questi da consumare, li butto via, li faccio seccare? Assolutamente no, li uso per la creatività. E allora recuperate tutti gli smalti che avete nei cassetti, e lo so che ne avete, che avete comprato mossi dall'impeto della bellezza e poi non avete mai utilizzato. Prendeteli e oggi li utilizziamo perché l'anno comincia con il riciclo e la valorizzazione di ciò che abbiamo in casa. Quindi smalti dei colori che avete. Cotone idrofilo è solvente per le unghie. È un piatto. Come prima cosa, io ho già dato una bozza di quello che vorrei fare, ma adesso la cancello. Andiamo a ripulire e a sgrassare il piatto con un po' di solvente per unghie. Io ne sto usando uno senza acetone. Ci servirà anche una matita e io userò anche una bordura 3D a glitter. Come prima cosa disegniamo il nostro soggetto. Io utilizzo una matita, ma dopodiché ripasserò con un pennarello per rendervelo più palese il soggetto. Il soggetto che ho deciso di disegnare è una libellula. Userò un nero. Come vedete sto andando assolutamente in maniera libera. E adesso per arricchire la composizione aggiungo un paio di cerchi. Uno attorno alla libellula e poi degli altri a bilanciare la composizione. Una volta fatti i cerchi, divido in maniera del tutto casuale il mio sfondo. Voilà, e questo sarà il raggio di azione entro cui mi muoverò. E adesso con la bordura comincio. Se non avete la bordura, voi potete farlo tranquillamente con lo smalto del colore, di un colore vicino a questo, quindi un dorato, quello che avete. Oppure lo potete ripassare con la colla a caldo che poi dipingerete in un secondo momento.
Adesso contorno anche il bordo superiore. E adesso col dito il bordo lo appiattisco un po', in modo da frastagliarlo leggermente e allargare la bordura. In alternativa a questo potete usare il glitter paste che trovate, la cui ricetta la trovate sul mio libro Il ricettario dell'arte, che vi appare qui in sovraimpressione. La glitter paste si presta benissimo a fare questo lavoro, l'importante è inserirla all'interno di una siringa e premerla appunto col beccuccio sottile. Anzi, vi avevo detto dopo, ma in realtà la usiamo subito all'interno di uno dei cerchi. Scriviamo l'anno e poi col bulino diamo un andamento migliore alla scritta del numero. Ok, fatto asciugare un po' il tutto, è giunto il momento di colorare. In tutto ciò ovviamente dovremmo avere anche un pennellino, un tappino, e per colorare queste parti non faccio altro che la seguente: prendo lo smalto, carico molto bene il pennello e colo così all'interno. Con il bulino allargo fino a far arrivare ai margini del contorno dorato il mio smalto. Voilà! E coloro così tutta la libellula, variando ovviamente la tinta via via che vado avanti, quindi goccia, goccia. Do anche una certa irregolarità nello sfalsare i colori, non metto sempre gli stessi cadenzandoli ritmicamente, proprio per far muovere l'occhio all'interno dello spazio che stiamo occupando. Allora, vi faccio proprio vedere come caricare il bulino. Prendo il pennello, quindi lo striscio sul bulino e poi porto la punta del bulino nella fessura da riempire, così. E vado avanti, così sarete sicuramente più precisi che non col pennellino, e vado avanti a riempire tutte le mie porzioni. Ora prendo un colore più chiaro e intermezzo. E adesso con un pennellino da poco mescoliamo e facciamo accostare il colore alla forma della farfalla.
E dopo una notte, ecco il nostro piatto bello e finito, il piatto del 2023. Un piatto bello, con colori decisi, ma che ispira libertà e il volo verso le migliori prospettive. Ho cambiato poi, come avete visto, i colori perché il rosso non mi piaceva, quindi ho portato tutto su toni più freddi, di blu, di verde. Allora, a me piace moltissimo, ditemi voi se vi piace, avrei potuto arricchire ancora con qualche decoro in queste fasce, non so se lo farò in futuro, per adesso mi fermo qua, ma al limite se lo dovessi fare farei cose così, molto un po' diciamo climtiane, anche su queste fasce piatte un po' più scure. Ci penserò, tanto può benissimo esserci un work in progress. Bene, adesso vi lascio le foto per farvelo meglio apprezzare e noi ci vediamo subito dopo. Pollice in su se questo video vi è piaciuto. Ciao e buon 2023! Tono verde speranza, azzurro il cielo, libertà, insomma io adoro questo piatto, questo volo di libellula verso un futuro forte e propositivo. E allora che ne pensate? Guardate, ve lo faccio vedere anche più da vicino. Naturalmente questo non può essere messo in lavastoviglie, credo che reggerebbe il lavaggio, però non provateci, potete pulirlo con un pannetto umido, una passatina veloce e via. Come avrete potuto vedere, ho iniziato l'anno con grandi propositi. Arte per te rimane sempre un canale per amatori, per hobbisti dell'arte, per i curiosi dell'arte, ma voglio spronarvi facendovi vedere progetti che siano qualitativamente molto alti. Quindi un piatto di questo genere potete anche regalarlo e fate un figurone, magari eliminate la parte con la data, lo regalate così senza data e diventa veramente un piatto decorativo bellissimo. Ma l'anno lo volevo chiudere e iniziare alla grande e questo bel piatto mi ha proprio soddisfatto. Lasciatemi scritto cosa ne pensate tra i commenti. Ah, vi ho fatto vedere durante il video anche una cosa, come io osservi facendo le cose. Qui avevo messo un rosso che non mi piaceva per niente, così anche qua l'ho camuffato passandoci sopra questo lilla e poi del dorato e ho fatto venire questo colore un po' mélange che sottende leggermente il rosso, ma avendo poggiato sopra questo lilla freddo, vedete come si accorda immediatamente al viola e al blu laterali e raccorda l'insieme, no? Tira il colore e diventa subito più bello, meno da sfondamento, più armonico. Quindi è un tipo di coloritura che può essere anche rivista facendo essiccare lo smalto e ripassandoci sopra, proprio come si fa con le nostre unghie. Un riciclo creativo bellissimo che dà vita a dei piatti gioiello veramente fantastici. Rispecchiatevi nelle vostre creazioni e fate della vostra vita un'opera d'arte e tante opere d'arte nella vostra vita. Un grande bacio a tutti, ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!